Inizia a gonfie vele la stagione sportiva per l'Umana Reyer Venezia di coach Walter De Raffaele. La prima uscita al Taglierzo di Mestre vede la formazione oro granata, la Reyer Venezia battere i campioni d'Europa della Nadolu Efes, i due volte campioni d'Europa della Nadolu Efes di coach Ergin Ataman con il punteggio di 85-82. La tripla negli ultimi secondi di Will Clyburn, l'ex Darussa Faka e CSKA, che è stato uno dei grandi acquisti, una delle grandi aggiunte di livello del mercato dei due volte campioni d'Europa in carica, insieme ovviamente al nostro Achille Polonara. È stata una serata di festa, è stata una serata di grande basket, un inizio di stagione per questa nuova Reyer Venezia, questo nuovo progetto sotto il nome, ancora una volta, di coach Walter De Raffaele. 9 dodicesimi di squadra cambiata, i nuovi nomi, sicuramente mi ha entusiasmato e Arek Freeman, l'ex CSKA di Mosca, grande aggiunta per quanto riguarda il reparto dei lunghi, Derek Willicks, l'ex Epi Casabrindisi lo scorso anno alla Juventud Badalona. È una Reyer completamente diversa rispetto alle ultime uscite, ma sotto il nome di Michael Bramos arriva questa vittoria. 20 punti alla fine per l'ex Panathinaikos, capitano dopo la partenza in estate di Julian Stone, e sarà proprio contro il vecchio Julian Stone la prima uscita qui al Taglierzo il prossimo 2 ottobre per quanto riguarda il campionato. Una Reyer che ha giocato un buon primo quarto, è riuscita anche ad allungare sul punteggio di 13-7 grazie all'appoggio sull'asse Willis Watt, male alla fine, soprattutto nel quarto quarto in cui l'Efes è ritornata all'interno della partita, soprattutto grazie all'asse Vasilije Micić, Will Clyburn. Ecco, il play serbo nel finale ha fatto vedere tutto il suo talento e è anche riuscito a impattare a quota 79 il match. Una partita che si è giocata a bassi ritmi, questo bisogna assolutamente dirlo, per i primi tre quarti, ma probabilmente anche per tre quarti e mezzo. Negli ultimi 5 minuti, con la situazione che vedeva la Reyer avanti anche in doppia cifra, Reyer avanti in doppia cifra nel corso del terzo quarto sul 59-49 e poi anche nel corso del quarto e decisivo quarto sul punteggio di 75-65, con la formazione oro granata che segna solamente 2 punti contro una controparziale di 2-12 per la formazione turca, che riuscirà grazie al palleggio estro tiro all'interno dell'area da parte di Vasilije Micić a impattare a quota 79, e poi l'ennesima tripla di serata dopo un secondo quarto da padrone, perché il secondo quarto è stato sicuramente il quarto da parte di Mike Bramos, un secondo quarto in cui sicuramente l'ex Panathinaikos ha fatto vedere tutto il suo talento offensivo, triple, ma anche la schiacciata, la bimane con il quale ha aperto il secondo quarto di gioco, che ha fatto impazzire il pubblico del Taglierzo. Secondo quarto è stato sicuramente, sono stati i 10 minuti di Michael Bramos, poi sul 79 pari il blocco granitico per l'apertura del tiratore greco che ha segnato l'ennesima tripla di serata, che ha fatto volare la Reyer nuovamente sul più 3. L'errore dalla lunetta di Vasilije Micić e poi quella palla persa che poteva costare cara da parte di Jason Granger, ma un piccolo accenno all'ex Baskonia finalmente. Ecco, erano circa 3 anni che la Reyer non contava su un playmaker di ruolo. L'ultimo probabilmente Marquez Hines, ecco, quest'anno una squadra rodata con tante ambizioni e secondo me, per quanto riguarda il campionato, partiamo dietro solamente Olimpia Milano, campioni d'Italia in carica, e la Virtus Bologna, ma
le soddisfazioni potrebbero essere davvero tante. Quindi termina alla fine 85-82 questo big match, questa amichevole precampionato contro i bicampioni d'Europa, l'Anadolu Efes, grande uscita sotto ovviamente alla fine sempre il buon vecchio Michael Bramos, ventello per la guardia, per l'ala americana naturalizzata greca, che ha fatto impazzire ancora una volta il popolo orogranata, i tifosi della Reyer Venezia. Grande vittoria, iniziamo davvero nel migliore dei modi questa stagione. Grazie per l'attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video!